Grazie alla volontà da parte del Ministero delle Infrastrutture nell'ambito della rimodulazione dei fondi PNRR di finanziare in maniera molto forte la riduzione delle perdite idriche, e Acque Veronesi, grazie anche alla collaborazione ovviamente di ATO, è riuscita ad acquisire ulteriori 22 milioni di euro per il progetto che abbiamo denominato Driver, per la digitalizzazione della rete acquedottistica, dei sistemi che riguardano la città di Verona, la sua prima cintura e la parte della Lessinia. Si tratta di oltre 2500 km di rete che vedranno l'installazione di sistemi di misura volti appunto a una miglior gestione delle pressioni, che porterà a ridurre le perdite idriche, a ridurre il consumo di energia e quindi anche l'emissione di CO2, per cui un intervento veramente importante da un punto di vista ambientale, con benefici anche lato utenza, per quello che comunque sarà un servizio migliore. Andremo ad installare 70.000 contatori di nuova generazione, la maggior parte in città, e questi permetteranno anche una rendicontazione, una bollettazione più precisa, e quindi anche qui si potrà dare un servizio migliore alla nostra clientela. Grande soddisfazione per quanto riguarda Acque Veronesi per un dato complessivo di fondi intercettati dal PNRR che arriva a quasi 55 milioni di euro.